Il nostro paese sta attraversando una fase acuta, la fase acuta dell'emergenza. Questa è una ferita che ci addolora particolarmente, una ferita che mai potremo sanare. Ecco, allora non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare quando ci viene sottratta improvvisamente. La normalità può diventare un prezioso ricordo che aspettiamo con ansia ritorni presente. Ricordo una spiaggia immensa, ricoperta di impronte, un cielo grigio che si specchia in un mare ancora più grigio e una fessura rossa, fuoco, nell'unico spazio lasciato dalle nuvole. Dietro un faro ed un bambino dal giubbotto rosso che indica qualcosa che non riesco a vedere. Dove l'udito umano manca, di che palpita l'uomo al suono più stridulo. A volte mi immagino com'è, per un fiore, sopperire muto al proprio dolore. Hai mai provato a galleggiare, lasciandoti andare con la marea, all'interno del quadro più grottesco, nel timore del divenire? Resti inerme. Ricordi i sogni che facevi da bambino? Le tue aspirazioni? Tutto quello che hai sempre desiderato? Ricordo le risate di una bellezza assordante e contagiosa. Il suono di un motore che ci porta lontano. In istanti eterni il buio ci dominava. Come animali notturni. Le luci dei nostri occhi illuminavano l'erba. Il tempo era una mera finzione, non ci possedeva più. Nel tedio di un intervallo disteso, ancora oggi ne ho viva l'impronta sulla pelle. Cosa ne è di quella sensazione? Capace di vincere un marinaio contro la più burrascosa tempesta. Non devi mai smettere di sperare. Là fuori c'è tanta oscurità, ma altrettanta luce. Il calore umano, le persone speciali che ti sorprendono sempre. L'aula magna era piena di persone sedute di fronte a me, ad ascoltare solo la mia voce. Finalmente ero un medico. La condivisione è ciò che rimane di più bello e sincero. Non importa che sia materiale o tangibile. Quando c'è condivisione, c'è amore. E questo nessuno potrà mai togliercelo. Penso a quando mi sono sentita positiva. Perché ho creduto nelle nostre potenzialità. Nelle mie e in quelle.
quelle delle altre persone. Ci siamo incoraggiate e spronate. E questo era ciò di cui avevamo tutte bisogno. Questi rapporti sono meravigliosi. Fare qualcosa che ami con qualcuno di così importante è forse ciò che c'è di più bello al mondo. Vedete questo preciso istante dove tutti saltano? Questo è il momento in cui ho capito cosa significa essere adolescente. Avevamo appena 18 anni. Decidemmo di scappare. Alla sera eravamo stanchi e decisamente poco brilli. E siccome fu proprio ciò che ci spinse a comunicarci il bene che ci volevamo, probabilmente quel preciso momento non verrà mai dimenticato da nessuno di noi. Con un viaggio si può cambiare una vita. Si può scoprire se stessi, innamorarsi di una cultura e di chi ci sta a fianco. Me Felice amava viaggiare. Non immaginatevi tropici o safari. L'avventura si faceva su quattro ruote spesse, poetando quando si poteva, sui nostri sedili imbottiti, sospinti da venti gentili, tra rotte inesplorate e oceani d'erba alta. E pensare che tutto ciò bastasse a soddisfare quella fame di vita, la pretesa d'essere ovunque e da nessuna parte, lontano dalle gabbie che ci tengono in porto.